nato altrove, no? È nato qui in mezzo a voi, quando eravamo qui. E il Signore ha voluto prendermi e pescare tra la moltitudine di altri ragazzi che forse erano anche migliori di me, certamente, più preparati di me, più colti di me, ma è così, no? La scelta del Signore sceglie. L'importante poi è corrispondere, no? E corrispondere sì al Signore. E essere anche poi capaci di cambiare a volte le prospettive di vita. Uno voleva magari, pensava di fare una vita normale, no? Come tutti gli altri, lavorare, guadagnare i soldi, sposarsi, fare dei figli, no? È la cosa che uno ha anche nel cuore, no? Di realizzare. Ma poi ecco, a volte il Signore ti dice, no, forse devo anche fare qualcosa di più. Non di più bello, ma forse il più utile. Perché il Signore ha bisogno anche di questo. In effetti io sono anche conscio, che nonostante le mie difficoltà, le mie mancanze, questa scelta di vita che ho fatto è utile. E è stato anche un servizio che io ho dato non tanto alla Chiesa qui in Milano, ma alla Chiesa universale, nel vivere il mio ministero sacerdotale in Spagna, in Kenya e anche in Costa d'Avorio soprattutto. E quindi ecco, con voi oggi vorrei rinnovare questa alleanza. Come anche Giosuè nella prima lettura chiede al popolo di Israele, ma cosa volete fare dalla vostra vita? Volete continuare con Dio o volete seguire altre strade? Ci sono altre alternative, altre possibilità, altri modi anche di vivere la nostra vita. Ma vogliamo ecco, seguire Gesù, il suo ministero, il suo servizio, la sua opera. E anche per noi sacerdoti, ogni anno, giovedì santo, rinnoviamo questo impegno. Anche per non perderci, per non perdere anche questo impegno. E dicevo che questo dono, ecco, l'ho ricevuto qui in mezzo a voi. Per quello che anche sono contento di rinnovare questo dono in mezzo a voi. E di chiedere al Signore che vi aiuti anche nella vostra vita, soprattutto perché abbiamo bisogno che ancora ci siano altri doni, come quello del ministero sacerdotale.